Diciamo che quando Carlo mi ha proposto il ruolo all'inizio, prima che sapessi insomma tutto il personaggio in sé, ero un po' annoiata perché da modella insomma è facile che ti propongano sempre lo stesso un po' il ruolo. Invece mi piaceva perché aveva un non so che di comico, nel senso innanzitutto perché Blanche è così eterea, così delicata, così insomma elegante, insomma a confronto di quei due un po' più cafoni, insomma era divertente. Poi c'è quest'altra peculiarità di Blanche, anche questa che mi è piaciuta, molto divertente, ecco anche lì avevo voglia di mettermi in discussione, non volevo fare la perfettina, quindi questo mi è piaciuto. Blanche devo dire che non sono molto io so, mi reputo più alla mano, mi sento più un maschiaccio, poi ovviamente io ho un aspetto che in linea di massima lo sto sul cazzo a tutti, perché mi vedono lì algida, bionda, con gli occhi azzurri, lo vedo anche in questa promozione, quando entro io le donne tutti si gelano come se fossi, non so, una roba strana. E invece io mi reputo un personaggio comunque comico. Nella mia vita normale di Eva a casa, io mi piace fare teatrino con i miei amici, sono un maschiaccio, sono siciliana, parlo il mio dialetto, quindi anche avere questo ruolo un po' rigido, perfettino di Blanche, devo dire che non è stato facile per me, perché dovevo andare contro la mia natura un po' più goffa e un po' più, insomma, normale. Saluto tutti quelli di TG Com che guardano TG Com. Un bacio grande, ciao!